gossip, Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo tornano insieme per il Natale. Il cantautore napoletano lo ha rivelato nel corso di una recente intervista. Da alcuni anni a questa parte, tantissimi telespettatori di Canale 5 hanno fatto il cenone di Capodanno guardando Gigi D'Alessio in televisione, ma quest'anno Mediaset ha deciso di affidare lo show musicale del 31 dicembre 2017 alla conduttrice di Mattino 5 Federica Panicucci. Per questo motivo, il cantante partenopeo ha stravolto i suoi impegni e ha deciso di festeggiare l'anno nuovo in famiglia. Alcuni giorni fa l'artista è stato raggiunto da un giornalista del Mattino per una lunga intervista. Nel prosieguo dell'articolo troverete le sue dichiarazioni e le date dei suoi prossimi concerti. Il popolare artista napoletano trascorrerà il Natale con la cantante frusinate e i figli. Il cantautore partenopeo ha affermato che, dopo 12 anni, finalmente festeggerà in Capodanno a casa sua. Per una volta tutti insieme, ha confessato anche che non ricorda più che effetto fa. Poi ha parlato anche della madre di suo figlio Andrea. Gigi e Anna Tatangelo trascorreranno insieme il Santo Natale a Roma e successivamente, tornerà nella sua amata Napoli per promuovere il disco 24 febbraio 1967, poi ritornerà a casa per il 31 dicembre. Ricordiamo che alcuni mesi fa D'Alessio e la cantante frusinate hanno deciso di troncare la loro relazione sentimentale. In tutto questo tempo non è mai stato svelato il motivo di questa rottura e numerosi fans dell'ex coppia sperano ancora in un loro ritorno di fiamma. Negli ultimi tempi molti siti e giornali di gossip avevano fatto circolare la voce che Anna avesse un altro compagno, ma la diretta interessata, stanca di questi rumori infondati, ha affermato che l'unico uomo della sua vita è il figlio Andrea. Dopo queste feste insieme, ci sarà un ripensamento, Gigi D'Alessio, dai concerti nella sua amata Napoli all'esperienza a Made in Sud in attesa di scoprire cosa accadrà in futuro tra D'Alessio e la Tatangelo, l'artista napoletano ha parlato anche delle prossime tappe del suo tour. Dopo il concerto, il cantautore ha affermato che si è sentito come concesso in prestito ad una trasmissione.